come si raggiunge però un buon livello di sicurezza percepita, in modo che anche il cittadino insomma poi possa dire che la propria città è sicura? Allora, io penso che l'attività delle forze di polizia, di prevenzione, repressione sia fondamentale, ma quello che ho detto poc'anzi, che secondo me anche la società civile deve partecipare a questo concetto di sicurezza allargata, in che senso? Nel senso che deve viverla la città, segnalare le cose che ritiene che non vadano e comunque sia una partecipazione attiva, essere attenta anche al territorio, e io parlo anche per esempio i rifiuti, la gestione dei rifiuti, cioè c'è bisogno di una coscienza civile su tanti aspetti. E quindi io ritengo importante, la squadra Stato c'è, la squadra con le istituzioni, con tutte le articolazioni periferiche, un ruolo importantissimo ce l'hanno i sindaci, le comunità locali, però ritengo che anche la società civile abbia dei doveri nei confronti del territorio presso cui vive. Altri segnali arriveranno dalla manovra, già del decreto fiscale abbiamo messo delle risorse, l'ho detto poc'anzi, ma andrò a Bari per un comitato e per la consegna di un bene confiscato. Sicuramente questo è un altro elemento, ritengo positivo, perché è il segnale che un bene che è stato sequestrato, confiscato alla mafia, possa essere destinata per finalità di pubblica utilità, e questo è un grande risultato, perché questo dimostra che lo Stato si adopera, lo Stato esiste ed è presente sui territori. Questo i cittadini devono sentire, che dietro di loro c'è un'organizzazione che pensa alla sicurezza, perché la sicurezza è ciò che ti garantisce i diritti di libertà. I diritti di libertà sono tutti, anche la libertà di uscire la sera e di vivere serenamente il territorio dove uno abita.